Ciao a tutti, benvenuti su Touch Gaming in questo nuovo video di Animal Crossing New Horizon. Vi svelerò come catturare gli squali nel gioco. Gli squali, come le tarantole, gli scorpioni ed altri pochi animali, sono, diciamo, dei pesci che vi permetteranno di guadagnare molte stelline, a seconda ovviamente del tipo di squalo che pescate. Ci sono squali che valgono addirittura 15.000 stelline ciascuno. Ovviamente non sono presenti in qualsiasi momento, in tutti i giorni dell'anno o momenti della giornata, ma dovete praticamente visitare l'isola di Animal Crossing, cioè praticamente la vostra isola, in un lasso di tempo preciso. Praticamente, adesso vi spiegherò, ecco, questo è il primo squalo sega. Per beccare lo squalo andate nelle impostazioni della console, andate su sistema, data e ora, e impostate come data, diciamo, un range che va da giugno ad agosto. Io ho messo luglio. E l'orario pomeridiano, quindi dalle 16 in poi. Non penso oltre le 9, però dalle 16, diciamo, alle 18-19 avete maggiori probabilità di beccarli. Quindi gli squali da noi in Italia, diciamo, sono presenti in estate. Quindi una volta che avete cambiato la data nella console, allora avviate il gioco e perlustrate la vostra isola in cerca degli squali. Potrebbero essercene più di uno. Andiamo da Mirko e Marco e vediamo quanto valgono. Ovviamente con questo piccolo trucchetto potete arricchirvi, dato che Nintendo con il recente aggiornamento ha deciso di patchare il trucchetto che vi permetteva, attraverso il viaggio del tempo, di guadagnare tantissime stelline dalla banca NOC. Vediamo quanto vale. Vorrei vendere lo squalo, ovviamente non lo vendo perché devo aggiungerlo alla collezione, è solo per vedere quanto vale. Vediamo. Come vedete, 12.000 stelline, un solo squalo, quindi immaginatevi di catturare, di pescare tanti squali e venderli. Il guadagno è davvero esagerato, e gli squali, a differenza delle rape, non si rovinano nel tempo, quindi potete conservarli nell'inventario, e quando avete l'inventario pieno di squali, allora potete venderli. Ci sono squali di vario tipo, come vi ho detto, che, diciamo, cambiano in estetica, ovviamente in tipologia, razza, ma anche in valore. Quindi quello che dovete fare per catturare gli squali è impostare la data estiva sulla vostra console pomeridiana e andare in giro poi per la vostra isola con la canna da pesca e perlustrare bene le acque. Diciamo, gli squali, come vi ho mostrato all'inizio del video, si contraddistinguono per la pinna che esce fuori praticamente, quindi, diciamo, appena notate una sagoma di un pesce con una pinna, quello è uno squalo. In questo caso, ad esempio, è un pesce che può essere comunque un pesce estivo, quindi ha il suo valore. Però se volete pescare gli squali dovete assicurarvi che, ecco, come in questo caso, il pesciolino, la sagoma del pesce abbia la pinna. Ora vediamo se riesco a catturarlo, vediamo poi che tipo di squalo è. Vediamo un attimo. Ok. Ah, mi è sfuggito perché praticamente avevo l'audio disattivato del gioco e quindi non sentivo bene. Comunque, ragazzi, allora, il trucco è questo. Impostate una data estiva, impostate l'orario pomeridiano e perlustrate la vostra isola in cerca di squali.